Perché amplificare una chitarra classica? Beh, se devi registrare e hai bimbi che corrono da tutte le parti per casa, questo potrebbe essere un motivo, un buon motivo. Un altro buon motivo può essere quello se hai un'attività concertistica e un repertorio non necessariamente classico. Perché la chitarra classica si presta anche a repertori non necessariamente classici, dove l'amplificazione non è prevista e non è neanche amata più di tanto. Ma se tu, per esempio, hai un repertorio che non è esattamente classico e ami suonare con le corde in nylon e con una chitarra di legno, quindi non con una chitarra elettrificata, diciamo, questo può essere un buon compromesso. Sentito? Questo è un buon motivo per avere la chitarra amplificata. E quindi ecco, con una chitarra classica amplificata ti puoi permettere di registrare in casa con più facilità, non hai bisogno per forza del silenzio assoluto e se ti ritrovi a suonare in concerto perché hai attività concertistica, puoi tranquillamente dare uno spunto in più al tuo strumento e permetterti magari di suonare anche dei volumi più alti. Nel mio caso io utilizzo come sistema di amplificazione un piezo Fishman Infinity. Poi ovviamente resta detto che se hai la possibilità di suonare in un luogo silenzioso, non è il mio caso, è tanto meglio. Adesso come test provo un brano che è un brano melodico, quindi non percussivo, quindi sentirete molto facilmente, si sentirà molto facilmente l'attacco del piezo che è un po' plasticoso. Poi immagino che lavorando un po' di più in post-produzione questa cosa possa sparire. Non è la soluzione migliore di tutte, però come dice il detto, se il tunnel non finisce mai, arredalo. Mola mia. Mai, silenzio, mai, anche amplificata, silenzio, mai.